una donna è bello ricevere dei fiori da un uomo, mamma. Ti dirò, dipende dai fiori, dipende dall'uomo e dipende anche un po' dalla donna. E tu non ti sporcare, lo sai la nonna com'è. Uffa, la nonna. Se mi mandi sempre dalla nonna quando è vacanza, va a finire che le odio le vacanze. Bentornati in soffitta e benvenuti a una nuova puntata del podcast dedicato alle bellissime B-Movie Girl del cinema italiano. Oggi abbiamo un episodio che mi sta particolarmente a cuore. Parleremo di una donna che ha incantato, sedotto e poi lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo italiano, la straordinaria Jenny Tamburi. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, belle, bellissime come la nostra Jenny Tamburi. Nata a Roma come Luciana Tamburini il 27 novembre del 1952, di giovedì, sotto il segno del Sagittario, Jenny Tamburi è stata una forza della natura. Cresciuta dalla madre, dopo essere stata abbandonata dal padre a soli 3 anni, Jenny ha trovato la sua vocazione nel mondo dello spettacolo in modo quasi magico. Frequentava il famoso locale romano Piper, noto locale in cui erano soliti incontrarsi produttori, agenti, eccetera, ed è lì che fu notata per la prima volta. Ah, il destino aveva già in mente grandi cose per lei. La sua carriera è stata un fuoco d'artificio di talento e carisma. Jenny divenne volto noto della TV e del cinema noir, nonché una regina della commedia sexy italiana, un genere che ha definito un'epoca e che noi conosciamo molto bene. La sua carriera decolla nel 1970 a soli 17 anni, con il film Splendori e miserie di Madame Royale, diretto da Vittorio Caprioli. Ma il vero punto di svolta arriva nel 1973 con La seduzione, diretto da Fernando Leo. Fu accreditata anche con lo pseudonimo di Luciana Della Robbia. E come potremmo dimenticare la sua incursione nel teatro al fianco di Johnny Dorelli in Aggiungi un posto a tavola, un'esperienza teatrale che ha dimostrato la sua versatilità come artista. Lungo è l'elenco dei suoi film, tra cui ricordiamo Fiorina la vacca, Diario segreto da un carcere femminile, Morbosità e poi ancora Peccati in famiglia, Morte sospetta di una minorenne, Peccato senza malizia, La moglie di mio padre e Sangue di sbirro. Sicuramente, oltre che al cinema, viene ricordata per le sue apparizioni televisive e come conduttrice valletta. Prende parte anche ai romanzi sceneggiati Camilla del 1976 e La paga del sabato del 1977 e all'inizio degli anni 80 partecipò anche al Processo del lunedì di Aldo Biscardi. Non mancano inoltre, per la gioia dei suoi fans, le tante copertine inserti di riviste erotiche patinate. Infatti in quegli anni posa anche nuda per Playboy e Playmen. Nel 1986 gira il suo ultimo film per il cinema, Voglia di guardare, di Gio D'Amato, maestro del cinema erotico. Ancora poi qualche esperienza in film per la televisione, ma nel 1987, a soli 35 anni, abbandona la sua carriera di attrice. Non lascia però il mondo dello spettacolo. Lasciato il set, Jenny iniziò una nuova carriera come agente di spettacolo e divenne una delle maggiori casting director italiane. Tra le numerose produzioni a cui lavorò si ricordano La serie Incantesimo e Game Over. Aprì anche una scuola di dizione e recitazione a Roma. Il 6 maggio 2005, durante la manifestazione Rodolfo Valentino 11° anniversario, le fu assegnato un premio per la carriera. Ma parlando d'amore, nonostante la sua bellezza e il suo carisma, Jenny non si è mai sposata e non ha avuto figli. E qui, amici, voglio fare una piccola pausa e condividere con voi una riflessione personale. Jenny Tamburi non è stata solo un simbolo erotico, era un'artista completa, capace di trasmettere emozioni profonde anche con un semplice sguardo. La sua presenza sullo schermo era magnetica e ogni sua interpretazione era un regalo per noi spettatori. Scrivimi in un commento cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Ma la vita, ahimè,
e spesso crudele. Il 1 marzo del 2006 Jenny ci lascia. Un tumore spietato la strappa a noi, a soli 53 anni. Questa è una ferita che non si rimargina, un vuoto che nessuno mai potrà colmare. La sua morte è stato un colpo al cuore per tutti coloro che l'hanno amata, sia come artista che come persona. Ma la sua eredità vive nei suoi film, Fiorina la vacca del 1972, Diario segreto da un carcere femminile del 1973, Morte sospetta di una minorenne del 1975 e Voglia di guardare del 1986, solo per citarne e recitarne alcuni. E mentre vi parlo, non posso fare a meno di sentire un nodo alla gola. Jenny era un'artista che meritava più tempo, più ruoli, più amore. La sua scomparsa prematura è una tragedia che ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita. Jenny Tamburi è stata una donna che ha vissuto intensamente, sia sullo schermo che fuori. La sua vita, seppur breve, è stata un inno all'arte e alla passione. Ecco perché la sua scomparsa è tanto più dolorosa. Ci ricorda che la vita è un dono prezioso e fugace, che può essere strappato via in un istante. Ma come Jenny ci ha insegnato, è possibile lasciare un segno indelebile anche in un breve lasso di tempo. La sua eredità artistica e umana continua a vivere in ogni suo film, in ogni fotogramma, in ogni sorriso che ha regalato al mondo. E questa, amici, è la vera immortalità. Quindi, mentre spegniamo i microfoni e torniamo alle nostre vite, vi invito a ricordare Jenny Tamburi non solo come un'icona del cinema, ma anche come un esempio di come la vita dovrebbe essere vissuta, con coraggio, amore e un pizzico di seduzione. E cliccando sul video qui accanto scoprirai cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.